Ragazze, allora oggi vi faccio vedere come si fa la maschera antiocchiaie. Ve la faccio vedere per un semplice motivo, perché tempo fa quando ho fatto il video delle ricette fatte in casa c'era questa maschera e molte ragazze mi hanno chiesto: "Ah, ma come le trovo le foglie del tè verde? Come la faccio?" eccetera eccetera. Quindi vi faccio vedere come farla. Allora, cosa ci servono? Ci servono un recipiente, un pennello. Poi una bustina di tè verde, in alternativa alle foglie prese in erboristeria, una spatolina e dello yogurt. Preferibilmente sarebbe meglio usare yogurt bianco, ma potete usare anche, cioè, qualsiasi yogurt. Io infatti mi trovo questo in casa alla pesca. Allora, cosa facciamo? Innanzitutto prendiamo la bustina di tè verde e con le forbici l'andiamo a tagliare, perché appunto ci servono le foglioline. Io taglio anche qui sotto perché sono due bustine. Ok, le bustine sono due. Vado a versare la prima bustina qui dentro. Ok. E ora anche la seconda bustina. E qui ci sono le foglie del tè. Ora andiamo ad aprire lo yogurt. E con questa spatolina vado a mettere poca quantità di yogurt nella ciotolina. Vado a mettere prima questa quantità e la verso. E ne vado a mettere un altro pochino. E dopo questo pennello mescolo il tutto. Prendo qua e mescolo. Proprio devo ottenere una pappetta. Devo ottenere questo risultato qui. Non so se si vedrà bene, comunque il risultato è questo e lo possiamo andare direttamente a spalmare qui in questa zona. Mi raccomando, prima di fare questo dobbiamo assicurarci che la nostra pelle sia ben pulita e la andiamo a pulire con ovviamente col detergente e passiamo poi lo scrub e dopo proseguiamo con la maschera. E io la applico così. Su tutta questa zona.
E la mettiamo anche poi da questo lato. Mi raccomando, non mettetela negli occhi. Se sentite questo rumore, non vi preoccupate, è il mio computer. Una volta applicato questo impacco, lasciamo agire per 10 minuti. Allora, dopo i 10 minuti ho sciacquato via la maschera con semplice acqua tiepida e ora prendiamo un dischetto di cotone e il mio tonico della Nivea. E lo tamponiamo su tutto il viso, soprattutto nelle zone lucide, mento, naso e fronte. Lasciamo vaporizzare il tonico un pochino e poi io vado a prendere questa crema della Sant'Angelica per il contorno occhi. La stendo qui un pochino. Zona e massaggio questa zona così. In questo modo, la crema si assorbirà e aiuterà anche a far funzionare meglio la maschera. E niente, la mia crema ha assorbito bene e il tutorial è finito, ragazze. Spero che vi piaccia e che vi possa essere utile. Ciao!